leggeri nonché piccoli spiragli di tregua per quanto riguarda la Ucraina, o Ucraina che dir si voglia, questo territorio letteralmente massacrato dalle bombe, letteralmente massacrato dalla guerra che è stata creata ad hoc, ad arte proprio dalla Russia, o per meglio dire da Vladimir Putin, attuale presidente russo. Per fortuna c'è stato l'ok da parte delle parti coinvolte ai colloqui proprio con i russi da parte degli ucraini, da parte dell'Ucraina. Lo stesso attuale presidente dell'Ucraina, Zelensky, avrebbe detto di recente, dopo aver saputo ciò: io non ci credo, però proviamo lo stesso. All'unanimità c'è stata questa, chiamiamolo, questo accordo, questa, chiamiamola, leggera tregua, dove le parti coinvolte, Ucraina da una parte, Russia dall'altra, Russia da una parte, Ucraina dall'altra, o Ucraina che dir si voglia, vengono finalmente a trattare, vengono finalmente a parlare, vengono finalmente a, diciamo così, esporsi, ad aprirsi su questioni molto 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 delicate che riguardano le sorti, il futuro della Russia, o meglio della Ucraina, territorio che attualmente si trova in una condizione misera, dove non c'è niente, dove la povertà, la mancanza d'acqua, di luce, di corrente elettrica la fanno da padrone, e dove veramente si sta molto 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 male. Va bene? Detto questo, vediamo quello che succederà in futuro. Iscrivetevi al mio canale di YouTube chiamato Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un salutone caro, al prossimo video.